Uno studente al terzo anno dell'Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro è stato sottoposto al trattamento di ossigenoterapia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Pugliese. Il ragazzo qualche giorno fa aveva ricevuto una dose di vaccino e dopo aver avuto febbre alta e un primo ricovero in pediatria è stato trasferito in terapia intensiva quando sono comparse le difficoltà respiratorie. La madre, parlando con la Nuova Calabria, ha chiesto che venga fuori la verità, ringraziando comunque gli operatori sanitari per le cure prestate al figlio. Lo stesso ospedale ha rassicurato sulle condizioni complessive dello studente e si è detto pronto a effettuare specifici accertamenti per rilevare l'eventuale correlazione del malessere con il vaccino anti-Covid. Una convenzione prestigiosa ma molto discussa per i costi che lascia strascichi dopo anni di distanza dalla fine del progetto. Il famoso programma di collaborazione fra l'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma fu avviato nel lontano 2012 e si concluse mestamente nel 2016. Adesso spuntano vecchi debiti per la sanità regionale. Da Roma avevano inviato fatture per circa 1.750.000 euro che l'ospedale di Catanzaro aveva deciso di non pagare per dubbi sui risultati effettivamente conseguiti con questa partnership. Per evitare un contenzioso, alla fine si è deciso per una transazione. Alla fine il pugliese dovrà pagare al Bambin Gesù non meno di 1,3 milioni di euro entro la fine dell'anno. È stato approvato in Commissione Finanze al Senato l'emendamento di Forza Italia che riscrive in parte il decreto Calabria bis. Le norme consentiranno al commissario ad acta della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, di avvalersi di un contingente di 40 unità proveniente da Agenas e le ASPE, aziende ospedaliere, a loro volta potranno assumere fino a 5 esperti ciascuna per evitare i famosi doppi pagamenti. Per gestire il contenzioso ci sarà anche il supporto della Guardia di Finanza, un testo ridimensionato rispetto alla prima versione, ma che comunque, secondo Forza Italia, il primo firmatario dell'emendamento è Giuseppe Mangialavori, consentirà a Occhiuto di avviare una rivoluzione da cui deriverà una sanità realmente efficiente.